Questa volta usciamo con il trapano nuovo. Quando io lascio di colpo, sentite? Apriamolo, vediamo un po' cosa c'è dentro. Apriamolo insieme e vediamo il contenuto. Esperienza, assistenza Lidl, promossa. Non ci sbilanciamo, vediamo cosa c'è dentro, cosa ci viene restituito dal supermercato Lidl dopo un reso in garanzia. Valigetta, quindi non ci danno solo l'utensile ma ci viene fornita la valigetta. Attenzione, oh, eccolo qua, trapano sostitutivo. Ragazzi, la voglia di provarlo, vedere se fa il rumoraccio che faceva l'altro, è troppa, quindi lo facciamo subito. Non abbiamo più il nostro libretto di istruzioni, però c'è un certificato di conformità qui all'interno della scatolina e ci viene rifornito nuovamente il set di punte. Quando facciamo il reso, nelle istruzioni è specificato che non dobbiamo inserire all'interno del pacco nessun accessorio e quindi le mie vecchie punte sono tutte qua dentro. Prendiamo la batteria che dovrei aver messo qua, eccola qua. Carica, l'altra volta l'abbiamo usato veramente poco, si è rotto subito. Allora andiamo subito a sentire il rumore, sentiamo. Oh, però la battuta quando io lascio di colpo, sentite, questo rumore non mi fa impazzire sinceramente. Bene, proviamo a vedere la punta adesso, vediamo quanto è dritto il mandrino, l'altro era un po' eccentrico sinceramente, vediamo se questo è un po' meglio, prendiamo una punta a caso, puzza anche un po', allora, fa click, vuol dire che è serrato. L'apparenza è che il mandrino sia sempre abbastanza eccentrico, non credo che si possa utilizzare a vuoto, quindi non conviene insistere, però se guardo la testa della punta, sì, non è perfettamente dritta, però non è proprio male. È più che altro il rumore di quando rilasciamo che mi preoccupa un po'. Proviamo anche a velocità 1. Ragazzi, escono delle scintille dalle presse d'aria, dalle feritoie, escono delle scintille. Il problema che mi si è presentato l'altra volta con il trapano che abbiamo mandato in assistenza non era legato al fatto che il motorino si fosse bruciato, si fosse danneggiato, ma era legato al fatto che il meccanismo si era completamente inceppato. Si sentivano rumori abbastanza brutti, cosa che sento peraltro anche in questo, però a un certo punto il meccanismo non funzionava più. Occorre fare attenzione, molta attenzione, quando andiamo a agire sul mandrino, che è molto delicato. Lo proverò, farò un po' di test e speriamo che questo funzioni meglio dell'altro. Proviamolo anche a velocità all'indietro. Funziona anche a velocità indietro. Sto portando qui nel canale vari prodotti della Parkside da un po' di tempo a questa parte e ritengo siano ottimi prodotti, soprattutto rapportati al prezzo, molto convenienti. 3 anni di garanzia addirittura su questo utensile, però va bene la convenienza, ma voglio anche tentare di capire qual è l'effettiva qualità poi di questi utensili, perché poi comunque andare a consigliare dei prodotti che si rompono non mi piace sinceramente. Quindi l'altra volta quando abbiamo fatto la prova di questo trapano Parkside si è rotto proprio durante la prova, se non l'avete visto lo potete andare a recuperare, lascerò qua sopra una scheda,
sì, sono rimasto molto dispiaciuto, però d'altro canto avevo anche il piacere di capire quella che poteva essere l'esperienza con l'assistenza a Parkside. Quindi brevemente vi racconto cosa è accaduto, trapano rotto, ho contattato subito il supermercato, il punto vendita, mi hanno riferito che se era trascorso più di un mese non avrebbero potuto loro direttamente sostituirlo, ma avrei dovuto attivare la procedura online. Cosa che ho fatto, è stata molto semplice, occorre avere lo scontrino perché ci sono dei codici all'interno da inserire nel programma e dopo ci arriva una mail dove ci viene continuamente aggiornato lo stato del reso in assistenza. Mi è stato chiesto se volevo che il nuovo trapano mi venisse recapitato qui a casa oppure presso il punto vendita, io ho scelto nel punto vendita e dopo mi sono arrivate varie mail di Bartolini. Il corriere Bartolini che mi ha aggiornato su appunto lo stato della spedizione, una volta che il trapano era giunto al punto vendita mi è arrivata una mail, io sono andato al punto vendita, non l'hanno trovato subito a magazzino, mi hanno fatto ritornare un'altra volta, però poi alla fine hanno ripreso il vecchio trapano e mi hanno dato quello in sostituzione. Vi invito a iscrivervi qui nel canale, cliccare sulla campanellina, in questo modo rimarrete aggiornati e tenteremo insieme di capire se questi prodotti Parkside sono veramente validi visto il poco prezzo a cui vengono appunto venduti al supermercato Lidl. Io sono prodotti che adoro e li utilizzo già da tempo. Fatemi sapere cosa ne pensate e se avete avuto esperienze con l'assistenza Parkside scrivetemi la vostra esperienza qua sotto nei commenti. Ci vediamo, se vi va, in un prossimo video. Alla prossima, ciao!